Oggi viene presentato agli studenti dell'Istituto Parentuccelli il progetto PAS. Di cosa si tratta? Si tratta di un progetto innovativo di prevenzione per i ragazzi degli ultimi 2 anni del liceo. È un progetto che l'ASL fa insieme a Rotary, grazie alla collaborazione del Rotary, e credo che il messaggio che dobbiamo far passare è quello che abbiamo fatto tante battaglie per la prevenzione femminile, adesso bisogna fare le giuste battaglie per la prevenzione di una vita adulta fertile e corretta per i nostri ragazzi. Ecco, in effetti le problematiche femminili se ne sente di più forse parlare, perché è ancora un tabù? No, non è un tabù. Un tempo esisteva la visita militare e quindi quando c'era la chiamata alla leva si faceva la visita e venivano scoperte certe malattie di carattere andrologico. Adesso questo non viene più fatto e è un po' sottostimato questo problema, che invece ha ancora dei numeri notevoli. Questo è un progetto che viene presentato qui sul territorio di Sarzana, ma avrà anche altri sviluppi. Certamente è un progetto che inizia con questo liceo, con questi 180 ragazzi, e ci auspichiamo di estenderlo a tutti i licei della nostra ASL. In cosa consisterà concretamente questo progetto? Questo progetto, che viene presentato oggi qui alla scuola Parentuccelli Arzalà, consiste nel riuscire a interessare i ragazzi delle quinte, quindi i maschi delle quinte che sono circa 180, e a proporgli una visita uroandrologica. Naturalmente non possiamo obbligarli, cercheremo di fare in modo che si convincano a farsi vedere, perché molto spesso delle patologie che possono essere identificate anche molto facilmente vengono misconosciute e quindi completamente ignorate dai ragazzi. Quale in particolare? Beh, io le posso parlare, diciamo, dell'alterazione più che patologia più frequente, che è quella del varicocele. Il varicocele consiste in una varicosità delle vene spermatiche, di solito a sinistra, e che può essere associata ad un'infertilità, o meglio un'ipofertilità, quindi dei giovani papà, aspiranti papà, che possono avere dei problemi perché hanno ignorato o non hanno saputo che avevano un varicocele. Lo screening presentato oggi è un progetto, un service del Rotary Club Sarzana Lerici. Lo screening andrologico è secondo noi importantissimo. Tra l'altro abbiamo voluto evidenziare lo spirito del Rotary, che è quello di servire e di enfatizzare le qualità che ciascun socio ha. In questo caso noi abbiamo utilizzato le qualità del socio Enrico Conti, che è primario di urologia, che ha raccolto il nostro invito e si è prestato a fare questo importante servizio.